Sera ragazzi, io sono Dav e oggi siamo qui con il dodicesimo episodio della serie di Bioshock. Nello scorso episodio eravamo entrati nelle Fountain Fisheries e avevamo dato tutte le nostre armi a quel tizio di cui non ricordo assolutamente il nome. E andiamo avanti. Allora, ho visto che gli episodi, diciamo, di Garry's Mod e di Brawl sono molto piaciuti, infatti ho intenzione di farne altri appena mi sento con Striz oppure con altra gente. Oddio, perché è andato tutto così buio? Ma guarda, scommetto che quando il tuo capo è scattaiolato via dall'inferno, ha detto al diavolo che sarebbe tornato subito. E quello ha detto: certo, Mr. Fontaine, le tengo il posto. Ryan ha giurato che Fontaine era polvere. Ed eccoti qui, a fare il suo sporco. Quindi Ryan è un ballista. E tu un... Ok, penso che quel tizio sia impazzito. E non vedo niente, quindi deduco che ancora. Douglas Ehi. era nostro! Nostro! Oddio! Perché dovresti prendere la mia bimba? Oh Gesù! Oddio! Oh Gesù! E come l'ammazzo questo? Non riesco a capire chi mi spara. Una torretta. Non uscirai vivo dalla mia palude che ci penso io. Ok, aspettate che aggiro questo. Oddio, non mi aspettavo una boss fight. Giuro, non me l'aspettavo. Allora, ho sprecato tutti i medikit praticamente, quindi non è una buona cosa. Penso proprio che morirò questa volta e diciamo lo rifarò, penso. Magari no, c'ho culo, l'ammazza, non lo so. Dritto, dritto. Fatto. Ok. Quindi ora ho un. Oh Cristo! Ho una torretta dalla mia parte. Al medikit, buono. Oddio, adesso qual è però quello mio alleato? Cioè quello nemico. Ah, ce ne sono due. Ok. Vieni qui. Ok. Dove sei? Oddio, sei. Ok. Oddio, non c'ho vita. Oddio, che figo, ho le mani tutte insanguinate. Cioè, figo fino a un certo Non uscirai vivo dalla mia palude! Ok. Ok, non è difficile. Se tolta la torretta, si può ancora Nei fare, vai. fiumi scorrerà il sangue! Dove Non sei? rendere le cose più difficili di... Oddio, questo è uno scagnozzo. Oddio, sono senza vita. Ah, oddio. Ok. Devo comprare qualche kit medico, sì, sennò qua muoio. Non voltare le spalle a Pigi! Però non ho capito perché ce l'ha con me questo tizio. Cioè, sembrava così buono, no? Però non sembrava così pazzo, diciamo. Dove E tu saprai che io sono il sì. Aiuto! Madonna, quante urla. Ok. Ah, ok, scusate se sto parlando poco, sto facendo versi incredibili, ma dov'è finito? Ah, volevi. Non me la porterai via! Guardate, ho perso troppi medikit all'inizio perché c'era quella cavolo di torretta. Ops. Ah, vieni qui. Ah, muori. Ok, c'ha metà vita, quindi ancora fattibile. Oddio, un colpo di lag incredibile. Ah, vieni qui. Non ti vedo. Cioè, non vedo niente. Ok, aspettate che compro altri tre kit medici. Ho sprecato tipo 100 monete. Ok. Ho fatto un bel po' di danno in più. Dove vai? Pensi che puoi scappare? Guarda come scappa il bastardo che mi ha fatto sprecare 100 monete. E mo muori. Ah. Ok.
Ok. L'attracco sottomarino veniva usato solo da contrabbandieri e ladri. È assai probabile che l'ingresso sia nascosto per tenere gli sbirri alla larga. Ti manderò le malattie! Ma, ah, cioè, nello scorso episodio, ti manderò i pidocchi, ti manderò le malattie. Madonna. Però non ho capito se quello era il vecchio Peach, mi parli sì. Ok. Vai, i nemici sono morti. Perfetto, ora esploriamo un po'. Allora, andiamo di qua. È vero, dove riprenderò le mie armi? Qua, no? Un kit div, sigarette. Ok, mi curerei, non si sa mai. Sempre meglio essere previdenti. Qua uso un... qua, un kit div. Oh, eccolo qua. Ok, ho di nuovo le mie armi. Quindi, prima di andare avanti, faccio un salvataggio veloce. E, ok, ok, non mi aspettavo, come ho detto, subito una boss fight. Oddio, cosa? Ok. Non mi aspettavo subito una boss fight, ma mi è andata abbastanza bene. Stazione potenziale, no? Aumenta i danni alla pistola. Ah, figo. Aumenta i danni alla mitragliatrice, sì. Ah, si rompe, però mi potenzia l'arma. Figo. Ora ho il mitra potenziato, visto che il mitra è l'arma che uso di più. Ok, meno momentaneamente soltanto questo. Solo non farle del male. Collaborano tutti insieme, ma non avranno nulla di razzo, neanche un palmo. Allora, vediamo qua sotto se c'è qualcosa, ecco. Cosa c'è lì? Un mitra. Un radiatore e una pistola. Ok. Penso di dover andare di qua. Penso, ok. Allora, vediamo un po' se c'è. Oddio. Non puoi mollare. Fontaine ti troverà. Ah, si fotta Fontaine. Tu non fotti Fontaine. Fontaine fotti te. Che bello, ma tutti hanno veramente paura di sto Fontaine. Io da quel che ho capito è morto. Però magari no, boh. Vedremo. Ok. Così si fa. Da lì dovrebbe essere una passeggiata. Ci vediamo più avanti. Quindi stiamo per raggiungere Atlas. Che buona cosa. Oh, caricamento. Covo dei contrabbandieri. Nice. Ok, andiamo avanti ancora un pochino e poi termineremo l'episodio. Allora, cassa di contrabbando. Cassa di contrabbando. Ok. Porca troia, mi son... Ma non potete mettermi il jumpscare. Sono appena fuori dall'attracco sottomarino, ma non riesco ad entrare. Ho bisogno di te per farlo. Oh Gesù, la mia famiglia sarà a meno di 100 metri da me adesso. Ok, lo devo dire, mi sono cacato, non mi aspettavo un jumpscare. Ok. Qua no, non mi serve. Questo cos'è? Alto cromatico. Di qua. Che roba strana. Oh, sono una sorpresa. Se io faccio così, scusate, esplode? Cioè, voglio dire, esplode anche la torre. Sì, che esplode. Non c'ho voglia di girarlo, sono onesto. Vedete che mi metto qua e mi ricarico. Ok, un si chiama un audiolog. Patatine. E basta, ok, sentiamo un attimo l'audio. Siamo venuti tutti qua giù, pensando di far parte della grande catena di Ryan. Salta fuori che la catena di Ryan è d'oro, mentre le nostre sono di quelle con i ceppi per le caviglie e grosse palle d'acciaio. Lui sta lassù a Fort Frolic a sbattersi modelle. E noi qua giù, in questa fogna, a mangiare budella di pesce. Fontaine promette qualcosa di meglio. È uno come noi, insomma, uno che si dà da fare. Dice di incontrarlo al suo impianto ittico alle 11. Ah, ci andrò con un paio di ragazzi. Tanto non ho niente da perdere. Ok, con questo audio log di Peach, io direi che per questo episodio è tutto. Quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. E un saluto a Dab. Ciao a tutti ragazzi.